Bentornati sul canale di Access00, bentornati dopo una lunga attesa in questo nuovo episodio di Super Smash Bros. Ultimate. L'ho detto anche giusto alla prima, incredibile. Non sto ancora benissimo, come sapete se avete letto i miei social ultimamente o anche la sezione community del mio canale qui su YouTube. Non sono stato bene, ho avuto febbre, mal di gola, non sto benissimo tuttora. Però voglio comunque portarvi almeno un video quest'oggi, così da riniziare un po' per bene insieme a gustarci un po' i vari giochi. Qui sono nella palestra, chiedo ancora scusa, ma ripeto, non sto benissimo tuttora, però vabbè, dai, piano piano migliorerò. E ho già visto che abbiamo due spiriti che si vogliono evolvere, finalmente, grandi così. Quindi ce li andiamo a vedere, tipo immantinentemente, gestione spiriti, potenza. Eccoli qua, ok, uno è questo, Bowser di carta, evolve a livello 99, vediamo un po' che cosa è che diventa. Tra l'altro è uscito da pochissimo il nuovo gioco di Mario e Luigi, Viaggio al centro di Bowser mi sembra, con l'espansione nuova di Bowser Jr. Non ricordo il nome, dannazione, però sembra una figata assurda, lo devo recuperare in tutti i modi, è per 3DS il gioco. Bowser di carta, Paper Mario Sticker Star. Questo coso è... se avete giocato Sticker Star capite. La parte finale di Sticker Star è qualcosa di mind blowing proprio, veramente. Comunque, a carry super piccante è di 4 stelle. Poi, 2 slot. 4655 di potenza. È un cavallo. Non è un coso, uno spirito. Questo è un cavallo, ok, benissimo così, bene, l'importante è procedere in questo modo. Dobbiamo vederci l'evoluzione di Parassita X, che diventa che cosa? Ma questo già ce l'avevamo, giusto lui? Incubo, ok, danni curativi, sì, lui già ce l'avevamo, ma lui no. Spettro. Ma... Spirit Tracks, ok, va bene, si è evoluto in Zelda di Spirit Tracks, va bene. Gioco per Nintendo DS, che comunque potete recuperare anche ovviamente per 3DS in quel caso. Sono compatibili i giochi, perciò non ci sono problemi. E non mi è mai piaciuto un granché questo Zelda. Mai proprio per niente. Quella sottospecie, io li chiamo, di Zelda che c'erano per DS, Spirit Tracks e l'altro mi sovviene il nome. È tipo Wind Waker, però un po' diverso, ma non mi è mai piaciuto per niente. Non mi è mai proprio piaciuto per niente, purtroppo è così. Comunque, più danni ma valori aumentati, 2 slot, 3014 di potenza. Questo Bowser è qualcosa di devastante invece, di questo sono strafelice. Per strafelice intendo un bel po'. Comunque, noi proseguiamo dove stavamo andando, cioè con Talpi. Che già che ci siamo, ok, cambiamo il personaggio, allenatore di Pokémon l'abbiamo già utilizzato abbastanza nello scorso episodio e volte prima, quindi io direi di fare una bella cosa, di andare, non so se con Shulk, che l'abbiamo usato poco, ma anche Little Mac l'ho usato pochino per la verità, o addirittura Simon, e anche lui l'ho usato il giusto, prendiamoci Simon, dai, giusto così godiamoci un po' Simon, andiamo un po' avanti con lui, magari poi cambio. Fino a che non sblocchiamo un nuovo personaggio, che spero avverrà abbastanza presto. Io spero, ma non lo so. Immunità all'atterramento e velocità plus. Non so perché, ma secondo me ho fatto una boiata clamorosa a prendere sti spiriti. Ora vediamo un po'. Pikachu Maxi, Talpi. Il nemico diventerà Maxi. Ci voleva un qualcosa che desse fastidio ai Maxi. Purtroppo non l'ho trovato. Voi direte, ma se non stai bene, perché ti sei preso un gioco come Smash che è freneticissimo? Per un motivo molto semplice, che sì, è frenetico. Ovviamente non si gioca proprio al top, quando uno sta bene. Però ti permette anche di non perdere i progressi fatti se tipo sbagli qualcosa. Infatti le battaglie sono fini a se stesse in pratica. Cioè non è che cambia niente. Anzi, se perdi al limite ti potenzi. Quindi ti potenzi i personaggi, intendo. Quindi ho detto, ok, facciamo questo perché sì, è frenetico, ma mi permette di non subire malus eventuali se sbaglio qualcosa. Tipo, volevo riportare Kingdom Hearts 3, ma ho detto sì, però se poi sbaglio, se poi faccio qualcosa che non dovrei, se poi mi perdo cose, mi perdo oggetti durante il gioco, non vedo scrigni perché non sono concentrato al massimo, ho detto lasciamo stare, per ora è meglio andare con qualcosa di più tranquillo. Relativamente tranquillo. Trivella, va bene, già la conosciamo. E ho scelto Super Smash Bros. Ultimate. Era un
deciso anche su Mario Kart 8 Deluxe, però quello l'ho visto un po' troppo veramente frenetico, troppo frenetico quello. Un po' troppo più che altro devastante anche per la mia sanità mentale, quindi ho detto lasciamo stare. Allora, Rambi, perfetto, un 3 stelle, tanto per gradire la semplicità della vita. Donkey Kong, il nemico ti infliggerà danni scontrandosi con te. Attacco con arma, mossa speciale standard plus, resistenza a fuoco o meno, però. Beh, effettivamente non ha attacchi di fuoco se non erro, Donkey Kong. Non mi sembra almeno. Quindi, in teoria, non dovrei. Il nemico ti infliggerà danni scontrandosi con te. Devo stare attento al fatto che prenderò dei danni se lui mi viene addosso. E basta! Mamma mia! Allora, io devo ricordarmi un attimo gli altri poteri. Esatto, questo l'aveva. Perfetto, che questo è comodo. Decisamente comodo, come potete vedere, anche per fare le combo. E tipo ora, vai. No! Mi ha fregato il marrano di un Donkey. Vieni qui. No. Ah, quasi preso. Ora l'ho preso. Ho provato a caricare il colpo, ma non è andata come volevo. Ah, sto rischiando tantissimo perché non riesco più a colpirlo. No! Yes! Vai così, Simon! Perfetto, Simon! Va benissimo così! Mamma mia, Simon! Quando dici di picchiare! Are! Quando dici di picchiare, vola di sotto, tendenzialmente! Perché quando lo comando io è così che va a finire! Ok! Ma questo in giù, cosa faceva da qui? No! È questo che volevo! Ok, perfetto, me lo sono ricordato! Vai in questo modo e dovrebbe mancare più poco. Quindi, Ale, cerca di gestire la cosa un po' meglio perché praticamente hai già vinto. Quindi è al 134. Vai ora! Vola fuori! Ma non tu, Simon, non tu! Mamma mia, ti è andata bene perché ero ancora al 30, 30% scarso e quindi non potevo volare fuori, obiettivamente. Vai ora con la croce. Di ritorno. No! Mi ha fregato paurosamente. Non riesco a toglierla di mezzo, clamorosa. È piuttosto del previsto, ma ce l'ho fatta. Grandi così. Ah, sto giocando con i Joy-Con per un semplice motivo. Mi è finita la batteria Gamepad Pro. Wow, sto Rambi. Ok, velocità plus. Mamma mia, sto Rambi è stato piuttosto del previsto. Perfetto. L'importante è comunque averlo battuto in qualche modo. Avventura, interrompere un allenamento nel dojo. No, non ci interessa interrompere allenamenti nel dojo. Anche no, qui c'è un tasto. Anche più piano quel ponte. Cioè, voglio dire, cattiveria estrema di quel ponte. Va bene. Dove vai? Torna indietro lui. Ma continua a farmi fare avanti e indietro questo. Un personaggio. Bene, andiamo a prendere Zelda, Breath of the Wild. Ovviamente Zelda abbiamo contro e un sacco di bella gente, vedo insieme. Sembrano quasi gli eroi messi in quel modo. Tipo Donkey per Daruk, Falcon forse. Sì, dai, dai, sembrano gli eroi. La ragazza Inkling per Urbosa, era? Sembrano loro. Comunque andiamo a vedere. Allora, incontra in modalità energia, riduce a 0 i PS nemico, rinforza e appariranno per me su capo avversario, sconfigge un intero esercito. Beh, che non lo sconfigge un intero esercito dalla mattina alla sera è quello che facciamo, no? Voglio dire, soddisfazione della vita. Procediamo all'attacco, allora, non perdiamoci tanto in chiacchiere, sempre con Simon. È che modalità energia l'incontro. Forse aver messo qualcosa che mi dava un po' più energia poteva essere utile, sinceramente. Perché così è rischiosissimo. Perché altro non riesco ad alzarmi. Non riesco. Ok, se non vado da Donkey e glielo volo fuori, potrebbe essere un discreto problema. Bravo così, Ale. Continua. Devo cercare di non far fare il turbine a Donkey perché sennò è un problema. Va bene anche così, sono già all'88%. No, l'88 nel senso che ancora manca l'88%, ok? Potrebbe essere una cosa buona. Ho buttato fuori Donkey, perfetto. In teoria adesso dovrebbe essere tutto molto più fattibile. Almeno credo, spero e suppongo. Ora, vediamo insieme. Qui lo togliamo di mezzo. E poi, ciao anche te. No, che fa? Falco, allora! No! Pensavo di esserci rimasto sotto alle macerie. Francamente, vai così. No, ok.
Facciamo in questo modo perché mi sono già annoiato con questa spada. Quindi vediamo un po' di... Ma che maledetto! Mi ha fregato! No! Mi ha voluto molto bene! Ok, dovrei aver vinto? No, manca Link! Giustamente, manca Link, Ale. Giustamente! E Zelda! Ok, è più... rognosa del previsto la situazione. Vai ora! E ora! Zelda, vieni qui. Ciao, Zelda. Credo, perché ha un... ha un potere molto vasto questo. E invece no, ma ha fregato stavolta. Era abituato con questa mossa a disintegrare direttamente gli avversari nemici. Purtroppo non è andata così bene come pensavo. Dovrei cercare di toglierne almeno uno di mezzo, perché altrimenti diventa un problema. Tipo, Zelda è andata. Ok, manca Link. No. Vai ora. Grandi. Andata, perfetto. Simon se l'è cavata in qualche modo. Ah, grandi così. Ora chi mi libera? Zelda forse proprio. Chi è che vado a liberare adesso come personaggio? Sono molto curioso di saperlo, francamente. Tra l'altro, la Zelda di Breath of the Wild, The Legend of Zelda Breath of the Wild, è una delle Zelda più belle che io ricordi, francamente. Insieme a quella di Twilight Princess. A mio parere, ovviamente. Link cartone. Andiamo a sbloccare Link cartone. Chissà un po' che mosse o altro avrà. Perché Maxi... c'è un qualcosa che tipo lui è Maxi? No! Quindi siamo Maxi! Pronti? Schifo non mi fa! Peccato! Vuoi continuare? Non avete visto niente! Tutto regolare! È andata così, voi non avete visto niente. Iniziamo adesso il combattimento. È qui che ora affronteremo per la prima volta Link cartone col nostro Simon Maxi. Perché io non l'avevo ancora visto questo Link cartone. Quindi perfetto, bene così. Ok, alla grande. Carichiamo e voliamo. Giuro che pensavo di averlo tolto di mezzo con quel colpo. Vi giuro, pensavo di averlo belle che tolto di mezzo. Invece mi sta togliendo di mezzo lui. Vai ora! Allora, devo stare ben attento a quello che faccio, quando faccio così, per esempio. No! Peccato. Vuoi continuare? Non riesco a proseguire. Allora, con calma, Ale. Non è difficile. È che dovrei usare anche l'ampolla di acqua santa, effettivamente, che ce l'ho. Anche la lascia, effettivamente, che ce l'ho. Tipo questa, non è cattiva da usare. Dovrei anche agganciare. Cioè, quando è così vicino, dovrei fare anche la presa. Come vedete, è abbastanza semplice con la presa fare danno e volarlo poi fuori successivamente. Cioè, perché non l'ho fatto prima? Perché non lo so, perché mi addormento ogni tanto io. E quindi va così. Allora, Ale, spostati. Attacca ora. Mi ha fregato bene. No! Peccato. Vuoi continuare? Non mi arrendo, non finisce così. Allora, ricapitoliamo un attimo. Non devo usare, a meno che non sia completamente sicuro, la schiacciata in basso, perché altrimenti volo fuori. Quindi Ale, evita. Usa di più la presa, perché è sempre qui e si fa prendere continuamente praticamente questo linkartone. Mi sembra abbastanza deboluccio alla presa, ma forse anche no. Ok, ora va bene usarla, così va bene. È che mi ha fatto un botto di danno e non ho capito neanche come, francamente. Ne sto rendendo abbastanza, ma non troppo. Mi fa tanto danno. Come mi ha fatto a fare tutto quel danno così? Troppo danno. Eccessivo danno. Ah! Se lo prendevo era quasi vinta, ragazzi, perché faceva un danno atroce. Fa un danno atroce la frusta quando prendi bene. Vieni. Perfetto. Pistolina. Grande così! Vai così, Ale! Dai che ci sei! 90%! No, ho finita! Ora! No! No! L'ho sbagliato! Tra l'altro lui ha quell'arma che potrebbe portare a farmi un danno atroce!
Ok, mi sono ripreso, dai, con questa giocata alla fine mi sono ripreso, dai, un po' meno peggio del solito. Lì il cartone si unisce alla lotta. Sbloccato un nuovo personaggio, perfetto. Ah, mamma mia, che sudata. Ok, perfetto, l'importante è averlo battuto. Mamma mia. Tremenda la situazione, più che altro per colpa dello scenario, non per il resto, ma per colpa veramente dello scenario. Ora, c'è quella... Ratian, Ratalos, quella cosa di Monster Hunter che sta girellando qui. La posso anche affrontare o non c'è speranza io? Era giusto per saperlo, capite com'è? Cioè, tipo, se io ci vado da sopra, se cambio zone nelle quali vado... Ma forse la devo portare in un posto, perché mi sembra di... A seconda di come la faccio muovere, sembra che torni nelle varie zone. Quindi forse devo arrivarci in un certo modo a lei. Tipo, io prima ci sono arrivato dall'alto. Se ora ci arrivo dal basso, che può succedere? Non lo so. Comunque ci facciamo un altro. È l'ultimo combattimento di questo episodio con il fungo malvagio gigante o qualunque cosa sia. Prendiamoci l'incartone così lo sperimentiamo un po'. Poi vedo che non riesco più benissimo a giocare. E ancora, ragazzi, non ci sono ancora. Non sono in me. Faccio schifo come al solito, non vi preoccupate. Però non sono in me, quindi faccio solo un combattimento e poi ci salutiamo. Chiedo scusa per la lunghezza del video nel caso. Veramente bello, Link oscuro così. Io direi di prendere il verde proprio questo. Verde classico. Anche se la tunica rossa mi è sempre piaciuta abbastanza. Lo so, non è normale da vedere, però c'è sempre stata, quindi alla fine. Ok, procediamo. O perlomeno c'è da un bel po' la tunica rossa per Link. Il nemico inizierà l'incontro con un fungo malvagio vagante e che andava trovata tutte le volte. Se non erro era quella rossa, sì. Ale, hai una cosa da fare quando scopri un personaggio. Vedere le mosse, fallo. Arco dell'eroe, B, scocchi una freccia con l'arco, carica per maggior potenza e gittata. Boomerang, attacco rotante, bomba. Sono le stesse cose che ha il Link normale, sono gli stessi attacchi. Ma quindi ho gli stessi attacchi io con lui? Fatemi capire. Perché non hanno inserito degli attacchi diversi? Sinceramente l'avrei preferiti, no? Mamma mia. Certo anche Link è cartone quando dice di picchiare, però picchi, eh. Bellissima l'immagine. Bellissima. Wow, fungo malvagio vagante. Colpisci gli avversari per invertire i loro comandi. Com'è che ho l'impressione che se lo tirerò io verrò colpito da solo e quindi mi colpirò da solo e quindi mi invertirò i comandi per conto mio? Ho giusto questa impressione conoscendo il sottoscritto, ma giusto un pelo. Tanto va sempre a finire male, quindi vediamo un po' se è un combattimento. Ok, Tauros, ci facciamo anche questo, dai. Dovrebbe essere un combattimento abbastanza semplice, quindi ce lo facciamo. Ho mosse speciali plus, attacco con arma alla grande così, sempre con Link cartone. Poi ci salutiamo davvero perché inizio a non resistere più. La velocità del nemico aumenterà molto, ma fermarsi gli chiederà più tempo. Quindi non si ferma più questo. Mamma mia, che botta che ci ha dato. Ci ha dato un calcio clamoroso, nei denti proprio. No, Link! Vai! Perfetto! Quando sono pesanti, la cosa migliore è portarli ai bordi dello schermo e poi volarli fuori con un colpo bello caricato. È una delle tecniche migliori per buttare davvero fuori gli avversari pesanti e anche ostici. È una delle poche tecniche che funziona veramente. Velocità plus, slot 2, Tauros. Niente di che, però non è neanche malaccio alla fine per essere un 2 stelle. Forse è uno dei migliori 2 stelle che ho visto fino adesso, alla fine. Non ha malus, che è già un miracolo, perché di solito hanno malus. Quindi, insomma, va bene così. Allora, per questo episodio, dicevo, noi ci salutiamo qui. Vi ricordo, se vi va, di condividere questi video sui vostri social. Se vi va, di lasciare un like al video, se il video vi è piaciuto. E mi sa, ragazzi, che il prossimo episodio combatteremo con lei. Perché, guardate, sono riuscito a portarla lassù. Quindi, ci siamo. Dovrei avere un 3 stelle da affrontare, un 2 stelle che è Amelia, e poi lei. Non vedo l'ora. Vi ricordo se vi va di condividere questi video sui vostri social, se vi va di lasciare un bel like al video se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!